Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto, ben trovati all'approfondimento. Parliamo dell'arrivo degli assistenti civici. Dare una mano al paese, ma soprattutto ai comuni, collaborando a far rispettare il distanziamento sociale nei parchi, nelle spiagge, nei locali ed anche per sostenere la parte più debole della popolazione. Con questi obiettivi, i sindaci arruolano volontari maggiorenni purché siano disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali. Con la fase 2 dell'emergenza coronavirus, che vede le città ritornare ad una pseudo-normalità, nasce così in Italia una nuova figura professionale a tempo, l'assistente civico. I volontari infatti non potranno operare oltre il limite dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri. In settimana sarà lanciato il bando per il reclutamento di 60.000 assistenti civici. Saranno coordinati dalla Protezione Civile, che indicherà alle regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale e verranno impiegati dai sindaci per le attività sociali. L'accordo per il bando è stato raggiunto tra il ministro degli affari regionali Francesco Boccia e il presidente dell'ANCI Antonio De Caro, sindaco di Bari. Gli assistenti civici presteranno il loro supporto a titolo gratuito sino a un massimo di 3 giorni alla settimana, per non più di 16 ore settimanali, sulla base delle indicazioni fornite da ciascun comune nel quale operano. Saranno coperti dall'INAIL in caso di infortuni e avranno una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in caso di eventi che lo richiedano. Saranno poi ben riconoscibili dai cittadini perché indosseranno una casacca o un fratino con dietro la scritta assistente civico e davanti il logo della Protezione Civile Nazionale, dell'ANCI e del comune in cui prestano il servizio. Dopo le migliaia di domande di medici, infermieri, operatori sociosanitari arrivate alla Protezione Civile nel momento maggiore di emergenza negli ospedali italiani, ora è il momento, ha spiegato il ministro Boccia, di reclutare tutti quei cittadini che hanno voglia di dare una mano al paese, dando dimostrazione di grande senso civico. Il presidente dell'ANCI De Caro ha ricordato: sono stati volontari con noi amministratori a prendersi cura di chi aveva più bisogno nella fase del lockdown e ai volontari che vogliamo affidare le nostre comunità in questa nuova e complessa fase, quella in cui proviamo a convivere con il virus e impariamo a difenderci anche tornando a una vita meno compressa dai divieti. Da questa emergenza possiamo uscire solo stando uniti e collaborando ognuno per la sua parte con senso di responsabilità.